I recognize though. Data la situazione, riconosco di non poter eseguire il mandato con cui sono stata eletta. All'una e mezza di oggi a Londra, dopo aver informato Re Carlo, Liz Truss annuncia così le sue dimissioni. Il partito conservatore deve trovarsi ora un altro leader e primo ministro. Ma in Gran Bretagna se n'era visto uno dimissionario dopo soli 44 giorni e nemmeno il probabile successore Rishi Sunak avrà vita facile. Il partito è diviso, l'opinione pubblica sfiduciata dall'inconsueto va e vieni a Downing Street. I rivali laburisti reclamano a gran voce elezioni anticipate. Nessuna ammissione di colpe in un secco minuto e mezzo di dichiarazione da parte di Liz Truss, ma le sei settimane da premier abbondano di gaffe e retromarce, come l'annunciato e poi ritrattato taglio alle tasse dei più ricchi. Dalla Russia ironizzano, ricorderemo il suo catastrofico analfabetismo, già infatti da ministro degli esteri a febbraio, tentando di dissuadere Mosca dall'invadere l'Ucraina, confuse nomi e sovranità di alcuni territori russi. Ma è stata la salute dell'economia britannica il vero banco di prova fallita. Già stamane l'autorevole Economist dipingeva un fosco futuro di instabilità politica, conti pubblici sofferenti, bassi tassi di crescita. Peccato soltanto per lo stereotipato riferimento all'Italia in copertina come termine negativo di un paragone nemmeno appropriato del tutto.